Signore chiamò Samuele, lui corre da Eli, dice: ma mi hai chiamato? No, no, non ti ho chiamato. Poi, seconda volta, il Signore chiama Samuele, Samuele va da Eli: ma scusa, mi hai chiamato? No, no. E così via. La terza volta Eli capisce che era il Signore che lo chiamava e quindi gli dice: va bene, se senti ancora questa voce, dirai: parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. E così inizia il dialogo diretto con il Signore. L'educatore umano, l'educatore che deve accompagnare la persona che cresce, si trova talvolta in situazioni di questo tipo, però vorrei coglierle a due livelli. Cioè, da un lato questa lettura viene spesso utilizzata nelle giornate delle vocazioni, oggi in fondo è una giornata in cui al centro delle letture c'è la vocazione, anche nel Vangelo la vocazione dei primi apostoli, proprio per parlare del discernimento vocazionale. Io vorrei allargare un po' di più il campo sul piano pedagogico parlando, diciamo, del ruolo dell'educatore nell'accompagnare la persona che deve discernere quello che è il proprio progetto di vita. Oggi come oggi non spesso ci si concentra su questa variabile che da un lato comporta la valorizzazione dei talenti delle persone che ci sono affidate, quindi in qualche modo ovviamente la personalizzazione educativa, il fatto di considerare ogni persona come unica e irrepetibile, ciascuna con le proprie doti, i propri talenti e anche con le proprie difficoltà eventualmente, e quindi la valorizzazione dei talenti delle persone che ci sono affidate, ma anche la capacità di tradurre la valorizzazione dei talenti e anche le proprie legittime aspirazioni in riferimento a quei valori che prendono forma nel corso dell'esistenza di ciascuno in modo progressivo, quindi ciascuno progressivamente capisce quali sono i valori di riferimento della propria vita, anche con l'aiuto degli educatori che lo accompagnano in questo cammino, e allora a quel punto si tratta di individuare qual è la propria strada e quindi elaborare un progetto di vita che per il credente comporta anche una apertura all'ascolto e al discernimento di tipo vocazionale. Cosa vorresti fare tu? Dice l'educatore al credente, però dice: ma chiediti anche che cosa vorresti che Dio facesse, qual è il disegno di Dio su di te. Allora, su entrambi i piani, sul piano umano e sul piano di fede, c'è comunque un discernimento che riguarda il progetto di vita della persona. Oggi come oggi anche nella scuola si parla tanto di orientamento, di accompagnamento, di tutor dell'orientamento. Benissimo, però che non sia solo un orientamento di tipo pragmatico, per prendere alcune decisioni di tipo pragmatico, che scuola fare dopo, che lavoro, come fare a ritirare lo stipendio a fine mese, ma che sia un orientamento di tipo esistenziale, in cui si incrociano la consapevolezza dei propri talenti, la lucidità delle proprie aspirazioni, la chiarezza delle proprie aspirazioni e la lucidità, coerenza e intelligenza, discernimento sui propri progetti. Questo è l'orientamento da un punto di vista pedagogicamente maturo, questo è il compito di ogni educatore e anche di un insegnante che abbia una funzione orientativa.